Siamo nello specchio di mare compreso tra Sturla e Quarto, località quest'ultima resa famosa per la partenza dei Mille di Giuseppe Garibaldi. Le navi posamine erano unità dedicate alla posa di torpedini sottomarine, operazioni che consentivano di creare veri e propri sbarramenti sottocosta contro l'intrusione, ad esempio, di sottomarini nemici. Prima ancora di raggiungere la profondità massima, abbiamo il tempo di osservare l'insolita posizione assunta dal relitto. È completamente capovolto, con la coperta adagiata sul fondo e la chiglia rivolta verso la superficie. Raggiungiamo la poppa. Osserviamo perfettamente la pala del timone ed altrettanto netti distinguiamo gli assi portaelica da cui sono state asportate entrambe le eliche. Stiamo procedendo verso la zona prodiera. La murata dello scafo scorre lentamente alla nostra destra. A metà del percorso preventivamente pianificato, notiamo una quantità notevole di rottami sparsi disordinatamente sul fondo. In questo punto si trova un'apertura tra il bordo della coperta ed il fondale. È un passaggio stretto ed angusto nel quale penetriamo per pochi metri. Siamo in prossimità della sala macchine. Lo intuiamo chiaramente dalle attrezzature che sono sparse sotto le nostre pinne e da quanto pende dal soffitto. Anche la posizione dei motori che sviluppavano 700 cavalli all'asse e che consentivano di far raggiungere una velocità di 10 nodi alla Pelagosa è assolutamente singolare. Procedendo verso prora, osserviamo ancora rottami. Tra tutti quelli incrociati non abbiamo trovato più nulla di quello che rappresentava l'armamento di bordo, composto, oltre che dalle mine sottomarine, anche da un cannone e da due mitragliatrici. Lo scafo si interrompe bruscamente. Manca la prora, che sappiamo però trovarsi a poche decine di metri di distanza. Confusa ed attorniata da ciò che resta della nave, scopriamo un bellissimo esemplare di Pinna nobilis, il più grande bivalve del Mediterraneo, conosciuta comunemente come pinna comune o nacchera di mare. Quello che da lontano ci appariva come una prua integra in buono stato, approssimandoci si svela e non coincide alla realtà.
come tutto il relitto mostra i segni della permanenza in acqua. Possiamo riconoscerla con certezza per la presenza di un occhio di cubia rimasto nella posizione originale. Pinneggiando in corrispondenza della chiglia, notiamo che lo scafo è diviso in due tronconi da una spaccatura netta. Non è molto ampia e da fatica si riesce ad intravedere all'interno. Parte dalla chiglia e scende giù lungo le murate. Malgrado il fondale sia prevalentemente pianeggiante e sabbioso, una delle due murate prodiere è circondata da scogli bassi ed isolati. Eletto come rifugio da alcune corvine, le quali possono trovare sia cibo che protezione. È il nostro ultimo incontro prima di risalire e dedicare ancora uno sguardo a questa chiglia, che pur se nel limbo eterno, viene costantemente illuminata dal sole.